Eccoci qua ragazzi, con questo outfit orientaleggiante oggi per simboleggiare, diciamo, questo punto di incontro tra Oriente e Occidente in un progetto che veramente io avevo in mente da tantissimo tempo, ma per vari motivi non ero ancora riuscito a realizzare. Adesso siamo veramente alle fasi conclusive. Quindi io per scaramanzia non dirò ancora il nome dell'azienda, non dirò ancora alcuni dettagli, ma vi voglio comunque, per quello farò un video poi successivamente con tutti i dettagli, i prezzi, tutto quanto nell'arco di più o meno tra un mesetto. Ma già ora comunque vi voglio parlare del progetto perché secondo me è una cosa veramente bella e che soprattutto non si era mai vista prima in Europa. Stiamo parlando di Voron in kit. E la prima cosa è che ci sarà un magazzino qui in Italia, quindi destinato alle spedizioni sia in Italia che in tutto il territorio dell'Unione Europea, ma questo è una cosa che comunque non è una novità perché già da 3DJ, che già da, diciamo, da vari portali si potevano comprare kit Voron qua in Europa, non della marca che tratterò io, che sono molto più economici, anche se fatti bene, perché anche lì io adesso faccio parte comunque del team che, se così si può dire, di ricerca e sviluppo o di beta tester, comunque mi occupo di trovare tutte le falle, tutte le parti che non vanno in questi kit, e infatti stiamo ultimando le revisioni prima di spedirli qua, perché insomma se arrivano qua già a posto, che poi non li devo modificare io tutti uno a uno, è meglio. Quindi stiamo appunto finendo quel discorso lì di ottimizzare ogni singolo componente. Ci sarà il centro assistenza qui in Italia, gestito principalmente da me, quindi sia le parti di ricambio verranno spedite da qua. Ci saranno quindi dei tempi molto più brevi rispetto a ricevere dalla Cina e non ci sarà il rischio ovviamente di pagare dogane, dazi e che la merce rimanga bloccata, così come per le stampanti, chiaramente, anche dei tempi di spedizione più veloce, spedizioni assicurate, nessun rischio che appunto la merce venga persa o rimanga bloccata, quindi già questo secondo me è un'ottima notizia. Ma la vera bomba è che offriremo la possibilità di avere le Voron già montate, come una Bambu. Vi arriva a casa, aprite lo scatolone e c'è la Voron già calibrata, già montata, dovete connettere al vostro wifi e finito, cominciate a stampare. Ovviamente il progetto Voron è bello perché una parte dell'unicità del progetto è il fatto che si costruisce da solo, infatti ci sarà la possibilità di comprarlo in kit, ma per una serie di motivi tante persone, per esempio, chi si avvicina proprio e la vuole come primissima stampante, che in realtà è un'ottima primissima stampante perché fa da scuola, perché si può poi migliorare negli anni, quindi si fa l'investimento una volta e si ha una macchina che poi si può portare avanti negli anni, migliorandola, essendo continuamente supportata e crescendo assieme alla macchina, quindi ha tantissimi lati positivi. Però uno scoglio molto grande è il montaggio. Il montaggio, chi all'inizio magari non si sente, anche se magari sarebbe in grado, però non si sente di affrontarlo. Allo stesso modo ci sono persone che sarebbero in grado, ma magari fanno un lavoro che poi gli porta via tantissimo tempo e nel weekend magari hanno anche altre passioni, quindi si troverebbero ad avere la stampante lì per un anno magari, tenere occupato un pezzo della casa per avere lì tutte le componenti della stampante e montandola in un anno non arrivate neanche a capire o avere il bello di montarla perché così la conoscete, perché nell'arco di un anno quello che avete fatto all'inizio non ve lo ricordate più. Quindi ci sono tutta una serie di persone, varie categorie, che sarebbero interessate all'acquisto e tanti infatti mi hanno scritto, ma non hanno modo o non si sentono di affrontare lo scoglio del montaggio. Per questo motivo ci sarà appunto la possibilità di comprarla già montata e calibrata, che insomma secondo me non è una cosa da poco, e comunque comprandola montata e calibrata costerà meno di un kit di LDO. Un kit di LDO che ricordiamo non comprende parti stampate e non comprende Raspberry Pi. E dovete configurarvi poi tutto voi quando vi arriva. Qui comprandola già montata si andrà a spendere comunque meno e il 90% saranno montate da me le stampanti, almeno all'inizio, insomma, finché riuscirò a starci dietro col volume, perché comunque io sarà un'attività questa che affiancherò a quello che sto già facendo.
anche il canale, ovviamente non lo mollerò assolutamente, continuerò a fare tutte le mie cose, in più aggiungerò questa cosa. Quindi se poi si ingrandirà il tutto, ci saranno anche persone che comunque ho già individuato molto competenti, anche ingegneri, varie insomma, figure che contribuiranno al montaggio delle stampanti. Ma nella fase iniziale sarò principalmente io che le monterò, come anche sarò io che gestirò direttamente il magazzino qua in Europa. Infatti la cosa bella sarà anche che effettuerò un controllo prima della spedizione, per quanto insomma mi è possibile, vi cercherò di fare in modo che non vi arrivi un kit con qualche componente fallato, che invece purtroppo è una cosa che può capitare, perché su un kit che ha 1000 componenti può succedere che uno abbia un problemino, però dopo quello vi blocca, dovete aspettare il pezzo di ricambio, cioè, e mentre siete lì nel montaggio è bello avere tutto che funziona, no? Quindi dal punto di vista dei kit ci sarà un controllo maggiore e se proprio mi dovesse sfuggire qualcosa, come vi ho detto, anche i ricambi saranno qui, quindi sarà tutto velocissimo. Mentre invece per le stampanti già montate sarà tutto quanto fatto da me. Ho già studiato un imballo, anche questo qua stile bambù, quindi con un cartone molto molto rigido, una cassa quasi di cartone, un imballaggio comunque anche in poliuretano espanso, quindi facendo in modo proprio che la stampante non vi arrivi danneggiata. Stiamo lavorando con i corrieri per scegliere le migliori soluzioni di spedizione, comunque siamo orientati verso UPS, che anche lì insomma è l'eccellenza della spedizione, quindi è una cosa secondo me veramente carina. Ho voluto intanto parlarvene, secondo me mancava comunque, perché negli Stati Uniti c'è qualche azienda che offre la possibilità di comprare una Voron già assemblata, mentre qui in Europa, a quanto mi risulta, e ho fatto insomma abbastanza ricerche, non c'è nessuno che offre questa possibilità. Ecco, è un'altra cosa carina, avrete la possibilità anche di fare delle modifiche. Quindi se al posto di avere magari l'hotend standard che offre il kit lo volete cambiare, addirittura magari sulla Voron Zero, se volete cambiare proprio tutta la testina di stampa, mettere quella con le ventole più grandi, fare c'è cioè già delle modifiche, potranno essere fatte sia nel kit, quindi che vi arriverà già come lo volete voi, con o senza parti stampate, con delle componenti, cioè sarà tutto modulabile, sarà tutto fattibile in base alle vostre richieste e anche lato stampanti montate, quindi anche lato stampanti montate potrete avere la vostra Voron come la volete voi, con le caratteristiche e con le componenti soprattutto che vorrete voi, quindi anche questa secondo me è una cosa carina e ci sarà poi appunto un post vendita sicuramente dedicato, dove io, principalmente io all'inizio, poi appunto magari anche altre figure, seguiremo ecco, in tutto il processo. Quindi appunto ci tengo veramente a sapere la vostra perché è un progetto al quale stavo lavorando da tempo, appunto stavo aspettando di trovare il partner giusto, che insomma come potete immaginare non è semplice per una cosa così. Praticamente ci siamo, quindi sono veramente contento.